Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di verifica e convalida o BNV, verification and validation in inglese. Che cos'è la verifica e la convalida? Beh, sostanzialmente se facciamo riferimento alla struttura che abbiamo visto all'inizio del corso parlando di software engineering, di quello che è il processo di sviluppo, vediamo che Dopo ogni fase, eh, definizione di requisiti, design, implementazione, integrazione, eh, vengono prodotti eh, degli artefatti, eh, alcuni codice, altri documenti, eh, modelli, altri testo, e eh, tutti questi artefatti sono soggetti a una fase di verifica e convalida. Eh, qual è la differenza eh, fondamentale? La differenza è che eh, la convalida o validation eh, risponde alla domanda: stiamo eh, costruendo il eh, sistema software corretto? Ovvero, è quello che effettivamente è necessario ai nostri utenti, ai nostri clienti? È sostanzialmente una misura di eh, efficacia il nostro software è in grado di risolvere il problema che eh, affliggeva eh, i nostri utenti, i nostri committenti prima. Sostanzialmente è un punto di vista esterno, dal punto di vista di utente eh, che mi dice se il software potrà essere utilizzato per i propri scopi. La verifica, invece, risponde alla domanda se stiamo costruendo il sistema software nel modo corretto. Ed è una questione di efficienza, ovvero stiamo utilizzando le nostre risorse di sviluppo nella maniera giusta, eh, un punto di vista che è interno, ovvero la correttezza nel fare ogni passaggio. Quindi se eh, ho ascoltato il mio eh, committente raccontarmi cosa vorrebbe eh, vedere nel, nel sistema software, eh, ho fatto la traduzione corretta in termini di documento di requisiti. Eh, è coerente eh, internamente eh, dai documenti di requisiti sono passato correttamente a un design dal design sono passato in maniera corretta al codice tutta questa serie di passaggi eh, è sostanzialmente quello che vado a verificare cioè controllo che il passaggio sia corretto quindi eh, all'interno di una serie di passi da documento di requisiti, documento di design, le varie unità, quindi il codice eh, e il sistema, la verifica contro, verif controlla che effettivamente tutti questi passaggi siano stati fatti in maniera corretta. La convalida cerca di andare a confrontare tutti questi elementi, questi artefatti, con quelli che sono le esigenze dei nostri stakeholder. Un minimo di eh, terminologia quando parliamo di verifica e convalida. Allora, normalmente ehm, parliamo di errore eh, per dire che eh, il nostro programmatore o designer o eh, analista che definisce i requisiti ha eh, fatto uno sbaglio. Questo è l'errore, quello che causa eh, sostanzialmente eh, un fault detto anche bug, ovvero una caratteristica del software che non lo fa corrispondere a quelle che sono le aspettative. Eh, Ovviamente il fault può essere eh, dovuto a un eh, problema nel software o al fatto che eh, i requisiti di partenza erano o incompleti o non corretti, quindi non è necessariamente un problema eh, di scrittura del, eh, del codice software. In presenza di un fault all'interno del nostro ehm, software spesso abbiamo la sua manifestazione, ovvero la failure, la failure o fallimento è sostanzialmente il caso in cui il software non si comporta come noi ci aspettavamo. Quindi osserviamo che il software non ci dà l'output che noi attendevamo. Quando parliamo di eh, difetto, eh, normalmente il difetto è un eh, sinonimo di fault. Eh, a volte difetto viene utilizzato anche come sinonimo di failure, quindi eh, questo non è esattamente corretto, ma eh, l'idea è che il difetto normalmente è sinonimo di fault, quindi una caratteristica all'interno del nostro software, eh, talvolta eh, il difetto è la manifestazione di questa eh, caratteristica. Quindi in generale noi abbiamo un errore che causa un fault che a sua volta causa un failure. Quando parliamo di eh, errori, eh, difetti e eh, fallimenti è importante andare a capire eh, come vengono generati, soprattutto quando. In generale eh, si parla di diversi eh, momenti in cui eh, i difetti possono essere inseriti all'interno eh, del nostro software. Si identificano solitamente alcuni momenti tipici eh, nella vita del difetto. C'è un momento di, eh, in cui il difetto viene eh, inserito, eh, per cui c'è quello che viene chiamato insertion. Eh, il difetto può restare latente, quindi non manifestarsi direttamente, eh, per cui c'è un ritardo di scoperta. Finché c'è quella che si chiama la discovery, quindi il difetto si manifesta, diventa un fallimento, una failure. E, eh, Dopo un po' di tempo c'è quello che si chiama il removal. Eh, ovviamente, più è lungo il tempo, eh, più eh, il difetto è complicato da identificare, da trovare e da eh, rimuovere. Eh, in generale, quando parliamo di costi dei difetti, in base ad alcuni studi, eh, quando un difetto viene scoperto in fase di eh, design, normalmente il costo è 1 diciamo normalizzato a quello che costa risolvere un difetto in questa fase. Se il difetto invece viene scoperto in fase di implementazione, normalmente costa 5 volte tanto, perché innanzitutto la correzione del codice è più complicata e poi soprattutto è probabile che si debba anche mettere mano al design e all'architettura del sistema. Se il difetto viene scoperto in fase di test integrazione, normalmente costa 10 volte tanto, perché ovviamente il codice è già completo, si tratta di andare a scoprire dove si trova il difetto, quindi c'è una parte di localizzazione del difetto che può essere anche abbastanza complicata, e quindi abbiamo un costo che è 10 volte. Eh, se lo scopriamo in fase di eh, beta test, quindi quando abbiamo dei customer che iniziano a fare attività di test, costa 15 volte tanto. Eh, se avviene dopo eh, la, eh, il rilascio del prodotto, quindi quando i nostri utenti già lo usano normalmente, costa 30 volte tanto. Quindi l'idea è cercare di ridurre il più possibile eh, il ritardo nella correzione del difetto in modo da farlo costare il meno possibile. Per questo, eh, quando noi andiamo a fare il design è importante andare a fare una fase di verifica e convalida, perché eh, questa potrebbe permetterci di andare a scoprire dei difetti e quel difetto costa un quinto rispetto a scoprirlo dopo in fase di eh, sviluppo del software. Quindi Normalmente eh, gli obiettivi della verifica della convalida è ridurre il numero di difetti che vengono inseriti, eh, ovviamente è difficile che sia zero, eh, massimizzare il numero di difetti eh, scoperti e rimossi in modo che siano il, il prima possibile e, soprattutto, eh, andare a ridurre quello che è il ritardo di scoperta. Ovviamente eh, è ovvio che se io vado ad introdurre un difetto in fase di. di di scrittura del codice è difficile che lo possa correggere prima perché è stato inserito dopo, per cui è ovvio che devo cercare di ridurre proprio quel ritardo al momento in cui inserisco il difetto, quindi commetto un qualche errore, e il momento in cui lo scopro e poi lo vado a risolvere. Le tecniche che possono essere utilizzate per fare verifiche con valida sono sostanzialmente di due grosse categorie, quelle statiche e quelle dinamiche. Le tecniche statiche riguardano sostanzialmente l'ispezione del codice e l'analisi automatica del codice sorgente. La principale tecnica dinamica è quella che si chiama test. Quando parliamo di analisi statica, eh, normalmente eh, facciamo riferimento a quelle che sono anche le analisi statiche fatte dal compilatore, per cui il compilatore ci dice che una variabile non è inizializzata, che non è mai utilizzata, ehm, che è possibile che qualcosa non funzioni quindi tutti i warning sostanzialmente ricadono in questa categoria eh, ci sono degli analisi un pochettino più eh, complesse quelle che si chiamano di control flow analisi che cercano di capire eh, i valori come si propagano e quindi sono in grado di predire ad esempio eh, se una variabile avrà un certo valore ovviamente sono molto più complicate quindi normalmente non vengono applicate nei compilatori e poi c'è un data flow analysis che permette di andare a vedere come eh, i valori vengono aggiornati e propagati. Ci sono delle tecniche di esecuzione simbolica, quindi vado a sviluppare e a eseguire simbolicamente il mio programma cercando di capire quali sono gli output e per poi verificarli. E ovviamente c'è l'ispezione, in cui io come umano mi metto a eh, analizzare quello che è eh, il codice e cerco di capire. Normalmente la l'ispezione del codice viene svolta da un paio di persone che leggono il codice e poi ne discutono con chi l'ha scritto però ovviamente l'ispezione può essere fatta anche su non solo sul codice ma anche sui requisiti piuttosto che sui documenti di design quando parliamo di analisi automatica del codice Normalmente eh, abbiamo a che fare con uno strumento che è in grado di prendere il codice sorgente o anche il bytecode e di applicare una serie di regole eh, che vengono eh, verificate sul codice per andare a identificare potenziali problemi. Ovviamente non sono necessariamente dei problemi, eh, ma sono più che altro delle spie che ci possono dare eh, indicazioni di eh, un potenziale malfunzionamento. Eh, molto spesso sono quelli che si chiamano code smell. Eh, un code smell è un'indicazione superficiale che qualcosa eh, probabilmente non è fatto nella maniera ideale e quindi potrebbe essere la spia di un problema più profondo. Eh, per cui, gli smell normalmente sono ad esempio violazioni di alcune strutture tipiche o di regole di buona programmazione, che eh, normalmente hanno un impatto negativo su quello che è la struttura del nostro codice. Un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a fare la verifica è quello che si chiama debito tecnico. Normalmente l'idea è che il debito tecnico è tutto quel lavoro che non è stato fatto nella maniera ideale, ma semplicemente perché si è scelto di farlo in maniera magari non perfetta, perché magari c'erano problemi di tempo. Eh, o era troppo complicato farlo subito o era troppo costoso, quindi si è scelto magari esplicitamente di farlo in maniera semplificata, non ideale, e quindi si sa che prima o poi eh, si dovrà andare a mettere mano al codice. Ecco, Ovviamente più passa il tempo, più andare a mettere mano sul codice costa, per cui è, è come una specie di debito che man mano che passa il tempo accumula interessi e più accumula interessi, più costa eh, ripagarlo e quindi... Nel Caso specifico, andare a eh, ottenere eh, la rimozione di quelli che sono i difetti. Eh, quando parliamo di analisi eh, statica del codice eh, ci sono diversi tool, diciamo che i due più famosi sono Sonar Cube eh, e Cast, che sono degli strumenti eh, abbastanza complessi che sono in grado di andare a prelevare eh, il codice, eh, sia bytecode che sorgente, e fare un'analisi e identificare quelli che sono potenziali smell. Eh, presenti nel codice, andando a identificare anche eh, quello che potrebbe essere il costo eh, necessario per andare a risolvere questi problemi. Ma la tecnica principale utilizzata eh, in fase di V&V è quella dinamica, ovvero il test. Il test è sostanzialmente il processo eh, di ehm, andare a far funzionare un sistema o un componente di un sistema eh, con eh, o sotto determinate eh, condizioni eh, e eh, andando a registrare quelli che sono i risultati per poter andare a, a identificare quelle che sono eventuali differenze tra eh, il comportamento effettivo e il comportamento atteso, ovvero quelli che noi abbiamo chiamato fallimenti o failure. Quindi eh, lo scopo del test è quello di andare a trovare i difetti eh, in modo da poterli eh, diciamo, risolvere. Eh, il prima possibile. Quando si parla di test normalmente si fa riferimento all'unità eh, fondamentale che è il test case, eh, che è, è sostanzialmente una serie di eh, stimoli che sono applicati al sistema eh, che viene poi eseguito e ehm, un test case è descritto sostanzialmente da un nome, eh, da una sequenza di input e da quello che è l'output atteso. Poi ovviamente lo possiamo descrivere in maniera molto diversa, lo possiamo descrivere in maniera automaticamente eseguibile come abbiamo fatto con JUnit, oppure lo possiamo anche descrivere semplicemente in formato testuale dicendo eh, faccio queste operazioni, mi aspetto questo output. Eh, ovviamente i test case hanno una serie di, eh, di vincoli, un contesto in cui possono essere eseguiti e eh, quando vado a mettere assieme più test case ottengo quella che eh, viene chiamata una test suite. In generale, quando vado a scrivere eh, i test case dovrei fare attenzione che eh, rispondano a una serie di buone caratteristiche. Eh, deve avere ragionevolmente un, un, una qualche probabilità di fallire. Eh, se io vado a eh, definire un test che non può mai fallire, eh, sostanzialmente è, è poco utile. Eh, deve fare. Qualcosa di ehm, interessante, di rilevante, importante per, per il sistema. Se fa delle operazioni che poi non sono rilevanti per l'utente finale, eh, di nuovo non è in grado di andare a rilevare eh, dei difetti che poi si possono eh, manifestare in failure. Eh, non fa cose non necessarie, quindi, fa lo stretto necessario per andare a verificare alcuni aspetti. Non deve essere né troppo semplice perché probabilmente a quel punto non è interessante o comunque è forse troppo facile che fallisca o che succeda o che abbia successo, e non deve essere troppo complesso perché altrimenti è poi difficile andare a capire effettivamente qual è la causa del fallimento del test. Non dovrebbe essere ridondante, nel senso che le caratteristiche coperte da un test non dovrebbero essere coperte da altri test. Eh, e eh, dovrebbe in qualche modo permettere di eh, rendere evidente quello che è il fallimento, quindi eh, dovrebbe andare a palesare eh, come identificare il fallimento e capire subito se c'è. Eh, I test dovrebbero essere mutuamente esclusivi, nel senso che mh, non devono essere ridondanti, quindi devono essere sostanzialmente eh, distinti l'uno dall'altro e eh, in generale eh, dovrebbero essere esaustivi, nel senso che messi tutti assieme dovrebbero andare a coprire tutte le possibili funzionalità. Il processo di test eh, prevede eh, queste diverse attività. Eh, abbiamo innanzitutto la scrittura del test che parte dai documenti di requisiti e di design e va a produrre i test case e eventualmente eh, le test suite, l'esecuzione di test che è sulla base di test case e del codice produce un esito che dovrà poi essere re registrato in quelli che si chiamano i test log. Un test log normalmente fa riferimento a un caso di test e inoltre registra quella che è la data e l'ora di esecuzione del test, eh, l'output effettivo generato dal programma e il risultato, ovvero eh, il test è passato o non è passato, ovvero l'output era quello atteso o meno. Ad esempio, se abbiamo una funzione ADD che ha due parametri int x e y che verranno sommati tra di loro, posso definire due test case, uno che somma 1 più 1 e si aspetta 2, l'altro che somma 3 e 5 si aspetta 8, e posso avere una test suite che comprende questi due casi di test. Il test log ovviamente andrà a riferire a questi due test, andrà a memorizzare la data e l'ora, andrà a registrare quello che è l'output. Del, eh, del programma e eh, qual è il risultato finale del test, ovvero il successo o il fallimento del test. È bene tenere presente che l'attività di test e di debug sono diverse, sono diverse perché diversi sono gli scopi. Il test ha lo scopo di andare a identificare quelli che sono eh, i difetti presenti in un software, mentre invece il debug ha come obiettivo quello di andare a eh, identificare dove si trova eh, il difetto e poi di correggerlo. Quando parliamo di debug normalmente facciamo riferimento a queste attività, inizialmente la localizzazione del difetto sulla base di quelli che sono gli esiti del test, eh, la progettazione di quello che è la eh, correzione del difetto eh, in base ai documenti di design eventualmente al codice, l'effettiva riparazione e un ritest sulla base della test suite che potrebbe eventualmente dare esito di eh, altri eh, fallimenti sullo stesso problema perché magari non è stato corretto eh, adeguatamente oppure su altri problemi andando a definire quella che normalmente si chiama una regressione, ovvero qualcosa che prima funzionava in base a una modifica non funziona più. Quando abbiamo a che fare con i test, normalmente, dato un test case, eh, se lo sottoponiamo al nostro software eh, sotto test, otteniamo quello che è l'output effettivo. Eh, idealmente possiamo sottoporlo a quello che è un eh, oracolo, ovvero quello che ci dice qual è l'output eh, che dobbiamo aspettarci. E infine, confrontare l'output effettivo eh, con... Eh, l'output atteso e andare a decidere quello che è il test. Attenzione che eh, l'oracolo non è così banale, idealmente io vorrei avere un oracolo che è eh, completamente eh, automatico, eh, ma non sempre è possibile, anzi è abbastanza difficile avere un oracolo automatico e vorrei avere un comparatore che è anch'esso automatico, ma anche qui non è sempre facile. Eh, in alcuni casi riesco ad averlo, se ho dei numeri posso semplicemente confrontarli, però se ho degli output più sofisticati, non è detto che io riesca a confrontarli. Immaginate il caso di avere eh, un programma di elaborazione di immagini. Non è detto che io riesca ad avere eh, un eh, meccanismo automatico che sia in grado di confrontare l'output atteso con quello che è eh, l'output effettivo, anche perché ci sono tante varianti che comunque possono essere considerate corrette. Per cui è difficile. Molto spesso quello che ho è un oracolo umano, ovvero chi ha scritto il codice o chi legge i requisiti sa quello che potrebbe essere l'output atteso. Ovviamente l'oracolo umano è soggetto a errori. Altri errori possono venire da quelli che sono le specifiche. Quindi il design o i requisiti possono contenere degli errori che quindi traggono in errore l'oracolo umano che quindi sostanzialmente non ha colpa, produce eh, un risultato eh, atteso errato, ma non perché ha commesso specificatamente un errore, ma perché è partito da dati sbagliati. Quindi in generale quando io ho la necessità di eseguire un test, devo per forza avere un oracolo che mi dica qual è eh, l'output atteso. Eh, Ovviamente, eh, non è detto che questo oracolo sia facile da ottenere: se è un oracolo umano, questo si potrà basare sulle specifiche oppure eh, su quelli che sono i giudizi personali delle persone, se non ci sono delle specifiche abbastanza precise. Se ho un oracolo automatico, questo potrà basarsi nel migliore delle ipotesi su eh, specifiche molto eh, dettagliate, eh, eseguibili o dei modelli che io posso utilizzare per andare a predire quello che è il risultato, potrò utilizzare dei software analoghi che eh, danno un output e quindi basarmi su quello che è eh, il loro output, magari gli stessi software che io sto eh, cercando di andare a impiazzare con quello che sto sviluppando, oppure posso andare a utilizzare versioni precedenti del programma. Quindi vado a vedere quello che era l'output della versione precedente dopo aver fatto dei cambiamenti eh, riverifico eh, che l'output sia sostanzialmente lo stesso in questo caso vado sostanzialmente a verificare quella che è l'assenza di regressioni del software eh, quando eh, vado a immaginare un oracolo e a pianificare il test devo tenere presente eh, quelle che sono alcune peculiarità del software ovvero il fatto che eh, il software non Vecchia. Eh, questo è un aspetto positivo, nel senso che una volta che ho verificato che eh, un certo difetto non è presente, quel difetto non potrà apparire successivamente, eh, se non per difetti che eh, sono da imputare all'hardware sottostante. Al software sostanzialmente, eh, se Oggi passa un test e lo potrà passare eh, per sempre. Tuttavia il software non è lineare, non è continuo, quindi io eh, non posso andare, eh, se ho verificato che ehm, la somma di 2 e 3 funziona, andare a inferire che anche la somma tra 2 e 4 non fun funziona. Per cui devo, dovrei in teoria andare a verificare tutte le possibili varianti. Tutte le possibili varianti però vuol dire fare quello che si chiama il software un test esaustivo. Il test esaustivo, però, ha dei problemi perché, eh, se immaginiamo una semplice funzione che somma due valori a e b, immaginiamo interi su 32 bit, il numero totale di casi che dovrei andare a verificare sono 2 alla 32 per 2 alla 32, ovvero 2 alla 64. Eh, questo numero di test, immaginando di fare un test ogni nanosecondo, ci porterebbe via eh, 3100 anni. Quindi. Eh, in pratica il test esaustivo non è possibile in un caso banale come questo, quindi in generale è qualcosa di impossibile. Per cui eh, quello che possiamo assumere è che eh, l'obiettivo del test sia quello di andare a trovare dei difetti, non a dimostrare che eh, i difetti siano sostanzialmente assenti. Quindi, L'obiettivo finale generale dell'attività di VMV è quella di garantire che ci sia una qualità abbastanza buona del software per modo da dare una confidenza in chi lo utilizzerà eh, che possa comportarsi in maniera adeguata. In generale eh, questo può essere riassunto con quella che è la tesi di Dijkstra che dice che il test può semplicemente rilevare la presenza di errori ma mai dimostrare la, sua, la loro assenza. Quando parliamo di test parliamo di diverse tipologie, quindi possiamo andare a raggruppare i test ad esempio per eh, fase, mh, base a quello che è il test di unità di integrazione di sistema, oppure i test di eh, regressione, o l'approccio che utilizzo per andare a scrivere i test, ad esempio black box eh, rispetto a white box. Oppure posso fare i test di affidabilità, oppure posso fare i test eh, di rischio per andare a identificare difetti legati alla sicurezza. Quando parliamo di ehm, Fase, eh, normalmente facciamo riferimento a queste tipologie principali, i testi unità che si riferiscono ai singoli moduli, quindi se parliamo di Java normalmente una classe o un insieme ristretto di classi, i testi integrazione quando io metto assieme più moduli e vedo se possono interagire correttamente tra di loro, quindi più package ad esempio, o i testi sistema quando io prendo tutto il sistema eh, e vado a verificare se effettivamente eh, nella sua interezza svolge il ruolo che dovrebbe. Eh, ci sono anche dei test che vengono chiamati di accettazione, che eh, in, in quanto a eh, ambito che eh, ricoprono sono analoghi ai test di sistema, soltanto che i test di accettazione normalmente sono scritti e eseguiti da chi acquisisce il software, mentre invece i test di sistema sono scritti e eseguiti da chi produce il software. Quando parliamo di test unità, eh, normalmente si distinguono due tipologie di test in termini di come vengono scritti, ovvero i test black box detti anche funzionali e i test white box detti anche strutturali. I test black box immaginano che il software sia una scatola nera e quindi non si curano di come è costruito il software e quali sono eh, i, le istruzioni che compongono i metodi che vogliamo andare a testare. Per cui posso utilizzare delle tecniche che sono ad esempio eh, il test random eh, oppure vado a identificare delle classi di equivalenza tra quelli che sono gli input e quindi vado a garantire che ci sia un test per ogni classe oppure posso andare a verificare le condizioni limite, ad esempio eh, il primo elemento di un array è l'ultimo. Eh, invece eh, l'altro approccio, quello white box, va a vedere la struttura interna del codice e quindi garantisce che tutti gli elementi della struttura interna siano effettivamente coperti dai test. Per cui posso avere eh, una, eh, un criterio molto semplice che è la copertura di tutti gli statement, quindi vado a scrivere un numero di test sufficienti in modo che in almeno un caso di test ogni statement venga eseguito. Eh, oppure vado a verificare che tutte le condizioni, ad esempio eh, gli if, eh, vengano verificate. Quindi verifico che venga eseguito sia il ramo true che il ramo false eh, degli if. Il path è una versione leggermente più complicata per cui vado a verificare che tutti i percorsi possibili all'interno del mio eh, metodo vengano eseguiti, quindi non solo eh, eseguire sia il ramo true che il ramo false, ma andare a eseguire tutte le possibili combinazioni di true e false eh, dei vari, eh, delle varie decisioni che sono in cascata. Eh, oppure posso avere un criterio che va a coprire i loop, quindi va a verificare che i loop vengano eseguiti un certo numero di volte. Quindi questi due approcci, che ovviamente non sono mutuamente esclusivi, sono eh, abbastanza diversi. In generale è possibile applicare un approccio, un approccio eh, white box quando io vado a fare dei test unità, mentre invece quando, uso, eh, quando vado a osservare il mio sistema più ampio, quindi faccio test integrazione di sistema, normalmente quello che utilizzo è un approccio black box, quindi funzionale. Vado a verificare le funzionalità senza entrare nel dettaglio di quelle che sono eh, le strutture interne del mio codice. Quando vado a parlare di test integrazione, normalmente quello che faccio è di andare a aggiungere un elemento per volta eh, in modo da garantire che eh, è facile identificare qual è l'elemento eh, o la cui aggiunta causa dei problemi. Eh, per fare questo, normalmente ho bisogno di elementi che si chiamano stub, ovvero delle eh, emulazioni di quelli che sono i componenti che io non sto integrando, ma che integrerò in fasi successive. Eh, e quindi delle eh, pezzi di codice che simulano eh, altri eh, elementi più complessi. Questi vengono chiamati molto spesso anche eh, mock-up. La fase più ampia di test è quella che normalmente viene invece chiamata di sistema, in cui vado a verificare che il sistema nel suo complesso sia eh, effettivamente rispondente alle caratteristiche richieste. Per cui eh, vado a fare normalmente test di tipo eh, funzionale, quindi ovviamente non strutturale, andando a coprire quelli che sono specifici scenari d'uso oppure andando a fare quelli che sono test end-to-end, -end, ovvero inizio a seguire un eh, caso d'uso reale dall'inizio fino alla fine. Ad esempio vado a verificare eh, un... Eh, l'immissione di un ordine nel mio sistema di eh, commercio elettronico finché arrivo alla conclusione ovvero alla conferma della ricezione eh, del pacco ovviamente quando faccio dei test di sistema eh, l'obiettivo è di testare il mio sistema nelle condizioni che sono il più possibile vicine a quelle reali ovvero quelle in cui eh, andrò a, a rilasciare il sistema in produzione eh, un, Cenno particolare a quelli che sono i test di regressione, ovvero i test che vengono fatti per andare a verificare che nel momento in cui faccio una modifica, quello che funzionava nella versione precedente non smetta di funzionare e quindi eh, se io ho a un tempo 0 un elemento che funzionava, mi aspetto che al tempo t1, eh, quando ho fatto delle modifiche, eh, il test continui a passare. In generale... Eh, Tanto per eh, riepilogare, abbiamo parlato di VMV, cioè verifica e convalida, eh, che prevede due tipologie di eh, controlli, interni, e quindi parliamo di verification o verifica, ed esterni, ovvero convalida. In generale io posso applicare le tecniche di VMV in termini statici, e quindi spesso eh, andiamo a fare analisi del codice oppure ispezione, oppure in maniera dinamica, e quindi qui eh, andiamo a utilizzare quello che è il test. Quando parliamo di test, ricordiamoci che l'obiettivo del test è quello di andare a verificare che ci sono dei difetti ed è impossibile andare a provare che sono assenti. In generale, poi, quando abbiamo dei difetti, eh, dei test posso applicarli a diversi livelli di granularità, per cui si parla di test di unità, di integrazione, di sistema ed eventualmente di accettazione. Eh, un test particolare è quello di regressione che normalmente viene svolto a livello di unità ed è mirato a verificare che non ci siano eh, l'introduzione di difetti quando faccio delle modifiche. Infine abbiamo menzionato due tipologie di approcci nell'andare a scrivere i test, quindi quello black box eh, che non si occupa di quella che è la struttura interna del software e quello white box che invece cerca di andare a coprire tutti gli elementi della struttura eh, di un software.